Buonasera, benvenuti a 7 e mezzo. Stasera tanti temi di cui parleremo, tutti però al femminile. Allora, buonasera a Martina Avanza, vicepresidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brescia, benvenuta. Grazie, grazie dell'invito. Sono tanti i temi, partendo proprio dalla giornata internazionale per l'aborto sicuro, fino a un concorso per una statua al femminile a Brescia. E quella bella iniziativa politica dedicata alle donne. Tra 30 secondi iniziamo. Vieni a provarla da Autobase, via Foro Boario 29, Brescia. Il 28 settembre è la giornata internazionale per l'aborto sicuro, tema indubbiamente molto, insomma, complesso, molto difficile. Non avrete, immagino, avuto grandi palcoscenici a disposizione per parlarne, Martina. Allora, sì e no, nel senso che comunque la nuova commissione pari opportunità del Comune di Brescia, che si è insediata a primavera, quindi diciamo abbiamo fatto poco prima Certo. dell'estate, devo dire è molto dinamica, non è di certo omogenea perché ci sono le componenti di maggioranza, le componenti di minoranza e poi ci sono le persone come me che sono diciamo degli esperti della società civile, la presidente Maria Sole Bannò che è ingegnera, professoressa all'Università di Brescia e anche ex presidente della commissione genere dell'università, quindi diciamo è mezza politica la commissione e mezza società civile, è una cosa un po' particolare all'interno delle commissioni consiliari, che invece sono tutte composte da consiglieri e consigliere So che era comunali. uno sforzo che aveva fatto il Comune di Brescia proprio in questa direzione, perché temi comunque che sono etici, temi che coinvolgono tanti cittadini, tante sensibilità, è il caso di dire. Non a caso, però, questa non è la giornata, così sottolineo a chi ci segue, per l'aborto, ma è la giornata per l'aborto sicuro, quindi per mettere in condizione le donne che decidono, loro malgrado, comunque con, credo sempre, grande sofferenza, di ricorrere all'aborto, di farlo però in modo sicuro. Questo è quello che ci garantisce perlomeno la legge 194, che mi sembra, devo dire, non metta più d'accordo come un po' di anni fa. No, la legge 194 diciamo che è uno status quo, fin dalla sua creazione, perché è stato un compromesso, ricordiamo che all'epoca c'era la Democrazia Cristiana al governo, quindi è stato un compromesso già all'epoca, diciamo, di componenti cattoliche, e di componenti, diciamo, più progressiste in materia di diritti riduttivi. E Però questo pensiamo che compromesso forse oggi scricchiola un po', certo nel contesto politico attuale difendere la 194 è già qualcosa perché diciamo che il contesto politico attuale non è molto favorevole a aumentare i diritti riproduttivi. l'hai ricordato tu, però, cioè questa 194 nasce da un compromesso con la Democrazia Cristiana, quindi con un partito che, insomma, è fortemente di impronta cattolica, se non lo è la Democrazia Cristiana, se non lo è stata la Democrazia Cristiana, eppure in quel periodo siamo riusciti a livello di Stato a varare una legge come la 194. Oggi che dovremmo essere un attimino più, fra virgolette, laici, con le nuove forze politiche che si sono succedute, paradossalmente rischiamo di fare come i gamberi, andare indietro. Sì, diciamo che oggi se ci sono dei progressi in termini di diritti civili vengono più dalla società civile, vengono più dall'organo giudiziario, ma a livello parlamentare effettivamente non vediamo una grande capacità di trovare sintesi, si sta vedendo anche adesso sulla legge sul fine vita, che non sta andando proprio molto, molto bene, diciamo. Quindi sì, la fase del compromesso storico, perché così si chiamava, è decisamente chiusa da un bel po'. E
su questi temi ci sono posizioni molto più polarizzate e una capacità di trovare una sintesi che non sembra più esserci. Per questo ci sembra importante parlare di questi temi. L'aborto è sotto attacco, il diritto a interrompere una gravidanza non desiderata è sotto attacco in tanti paesi, non solo in paesi lontani da noi, anche in paesi dell'est europeo, per esempio, e quindi ci sembra importante mantenere un'attenzione su questa tematica. Ecco, pensiamo addirittura che abbiamo una realtà come stiamo pensando che la politica oggi sembra più sconnessa alla vita dei cittadini di quanto lo fosse magari 50 anni fa, quindi poi quando insomma, ci troviamo a commentare i dati dell'affluenza alle elezioni, forse dovremmo fare magari un passo indietro e nella vita quotidiana e forse capire perché insomma, la gente non va più a votare, perché c'è questo scollamento probabilmente, ma non è il tema della nostra serata, il tema invece è questa iniziativa che Commissione delle Pari Opportunità del Comune di Brescia avete programmato per il 25 di settembre alla Sala del Camino. La presentazione di un libro, adesso vedremo anche la copertina di fatto, ma poi mi dicevi c'è anche un sito internet ed è molto curioso, chiedo alla regia, non il primo, ma i dati, dati aperti sulla 194, eccolo qua, cosa vuol dire? Allora, in Italia il diritto a interrompere una gravidanza è appunto stabilito dalla legge 194 e quando la legge 194 è stata votata, cioè nel 78, la legge stessa comprende la necessità di un bilancio annuale della legge, dell'applicazione della legge, che deve essere fatto dal Ministero. Il Ministero fa questo bilancio, ma il punto di vista delle autrici, che sono Chiara Lalli e Sonia Montegiove, è che questo report non è il report di cui avremmo bisogno noi donne, noi cittadine, chiunque possa volere o dovere ricorrere al diritto di interrompere una gravidanza. Quindi sostanzialmente questo report non è chiaro nei dati, cioè i mai dati vuol dire non ci sono dati che sono magari accorpati, ma non ci danno la possibilità di un'analisi approfondita. Faccio qualche esempio. Allora, per esempio, i dati non sono sempre aggiornati, non sono scorporati, per esempio sono per regione. Se io voglio sapere se nell'ospedale più vicino a dove risiedo c'è il servizio dell'interruzione di gravidanza, con questo report non lo posso sapere. Non posso sapere la percentuale di obiettori nell'ospedale più vicino a casa mia, non posso sapere tutte queste informazioni assolutamente fondamentali per poter scegliere dove andare a avere un servizio che lo Stato in teoria dovrebbe garantirmi. Se io ho un problema di cuore, so che in quell'ospedale c'è quel cardiologo, posso anche metterlo su Google e vedere se ha una buona reputazione, se è considerato un buon cardiologo, c'è rating il mio dottore lì, quindi diciamo che ho degli strumenti per cercare di capire, posso chiedere al mio generalista, ma quel cardiologo lì è bravo, se invece io devo interrompere la gravidanza non so niente, devo cercare di arrabattarmi, devo chiamare il consultorio, forse un'amica ginecologa che mi sa dire dove devo andare, non si sa chi sono i medici che fanno interruzione di gravidanza, non si sa se ci sono, se non ci sono. Ce lo potrà dire meglio sicuramente l'autrice Sonia Montegiove, ma questa prassi o questa mancanza di dati chiari è tipica di questo momento, di questi anni, è degli ultimi 10 anni, quindi la domanda è, indipendentemente dai governi che si sono succeduti, chi è più a favore o chi è meno a favore? No, non mi risulta, credo che questo rapporto ministeriale sia sempre stato abbastanza nebuloso, è accorpato, poi adesso che la regione è anche in carico della sanità, è accorpato per regione,
Quindi se io so che in tale regione c'è il 60% di obiettori, non mi dice nulla di utile rispetto al mio diritto di accesso a un servizio. Per cui il loro punto di vista è scorporiamo questi dati, andiamo più nel dettaglio, teniamoli aggiornati, rendiamo diciamo, i dati accessibili alle persone a cui... Trasparenti. Comprensibili, aggiungerei anche, cioè che io possa, esatto. Cioè come dicevi, andare su Google e a quel punto avere una panoramica, se non chiarissima, almeno un po' chiara. Esatto. Oltre a una delle autrici del libro sarà presente anche il professor Odicino, che è professore ordinario in ginecologia e ostetricia all'Università di Brescia, che appunto ci parlerà della situazione della nostra città in materia di applicazione della legge 194 e quindi cosa succede da noi, ecco, ad avere un focus globale su a partire dal libro. Molto interessante scoprire nella nostra città come l'applicazione della 194, perché noi chiaramente andiamo sempre a guardare un po' a livello nazionale, a livello regionale, macro regionale, però sicuramente avere un focus reale sulla nostra città, credo che sarà davvero molto, molto bello, molto interessante. Anzi, ringraziamo il professore Dicino che si è prestato a questo esercizio, che diciamo non è sempre facile, soprattutto da parte di un medico che comunque è tenuto una certa riserva. Insomma, siamo molto grati del fatto che abbia accettato di venire a presentarci la situazione della nostra città. Lo ricorderemo ancora nei prossimi giorni, perché l'appuntamento è per il 25 settembre. Rivediamo la copertina dell'evento, eccola qui, la giornata internazionale per l'aborto sicuro, mercoledì 25 settembre dalle 18 alle 20 nella sala del Camino, quella in via San Martino della Battaglia 18 a Brescia, con questo evento Mai dati sull'applicazione della legge 194, appunto, per l'interruzione di gravidanza, organizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Brescia. Quindi torneremo sicuramente nei giorni proprio imminenti l'evento, la prossima settimana, a parlarne. Grazie. Rimani con noi, perché abbiamo ancora due temi, due iniziative davvero molto belle, quella della statua dedicata alle donne e poi invece Prime Minister, che fra l'altro se ne è parlato nei giorni scorsi, anche quello è tutto alla femminile. Torniamo tra pochissimo. Rieccoci a 7:30, stasera siamo con Martina Avanza, vicepresidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brescia. Abbiamo parlato prima del nostro spazio pubblicitario con Mai Dati, ed era appunto un evento del 25 settembre, la Sala del Camino, che vi consiglio vivamente perché è davvero molto molto interessante sull'aborto, sulla difesa e l'aborto sicuro, giornata internazionale per l'aborto sicuro, con alcuni dati appunto sulla nostra città, e sono davvero molto curioso di scoprirli. Ci sono due iniziative che riguardano invece il progetto GAP, del quale tu sei presidente, quindi in questo caso sei presidente, e il primo è quello è stato chiamato Spazio alle Donne. Ci rivolgiamo ai ragazzi, credo, e anche alle ragazze e ai ragazzi, certo. Credo, no? Entrambi. Certo. Qual è l'obiettivo di questo Spazio alle Donne? Cosa vuol dire? Allora, è un concorso scolastico rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle superiori, e faremo la conferenza stampa venerdì mattina per presentarlo alla stampa, un'anteprima. Siamo un'anteprima, su questo giochiamo, abbiamo già giocato in anteprima per Mai Dati, anche su questo giochiamo un qualche giorno di anticipo, e ti ringrazio.
È un concorso, appunto, siamo partiti noi di Progetto GAP, che è un'associazione che si batte contro le disuguaglianze di genere, ma ci siamo associati alla Fondazione Micheletti, che si occupa di storia contemporanea, di storia sociale, per fare questo concorso, e si è anche aggiunta l'Università di Brescia, soprattutto il progetto STEM in genere, che è un progetto dell'Università di Brescia che va anche lì nelle scuole per combattere contro gli stereotipi, eccetera. Di cosa si tratta? Chiediamo alle classi che aderiscono, non sono gli individui, sono le classi che aderiscono, può essere nell'ambito dell'educazione civica, può essere nell'ambito dei progetti formativi, come si chiamano i CPT, o non mi ricordo. Sì, quindi è per un lavoro anche di gruppo, Esatto, un lavoro di gruppo sostanzialmente. da fare accompagnati da un insegnante o diversi insegnanti, può Certo. essere l'insegnante di storia, che sembra più logico, di letteratura, ma anche di arte, ma anche di scienze, per andare a ricercare la vita di scienziate del passato. E l'idea è che la classe deve presentare un elaborato, che può essere un testo scritto, può essere un film, può essere un fumetto, può essere uno storyboard, lasciamo spazio all'immaginazione per il formato, però devono difendere il nome della donna che hanno scelto, e l'hanno scelta perché le si debba dedicare una statua a Brescia. Le uniche condizioni che non devono essere donne vittime, non devono essere donne che non sono esistite nella realtà, non devono essere sante, perché di vie dedicate alle sante ce ne sono abbastanza, devono essere donne che sono distinte in positivo, per quello che hanno fatto, non per quello che hanno subito, o non perché erano la moglie di, la figlia di, ma per il loro apporto alla società. Quindi per il loro lavoro, Esatto, il loro quindi lavoro. Noi devono saremo. essere bresciane oppure. Allora, non necessariamente, se il legame, diciamo, geografico non è che risulta immediato, però chiediamo che i ragazzi, la classe, giustifichi perché a Brescia ci dovrebbe essere una statua dedicata a questa persona che non è locale, diciamo, però non deve essere limitato a delle donne bresciane, può Ma perché, essere anche. questo concorso per una statua per le donne? Perché non ce ne sono, prima di tutto. A Brescia ci sono solo delle statue di donne mai esistite, come, non so, la Vittoria Alata, o delle sante, o delle Madonne, o delle figure allegoriche, ma non ci sono donne reali, che hanno un nome, un cognome, una storia, che sono raffigurate nello spazio pubblico. E allora, questo è un concorso per scegliere il nome, poi ovviamente bisogna vedere. Sta al comune poi realizzare il progetto fino in fondo, però la nostra idea era soprattutto aprire un dibattito culturale, fare riflettere i ragazzi all'assenza delle donne nello spazio pubblico. Se uno cammina per Brescia, ma Brescia non è un'eccezione, diciamo, è così anche nelle altre città, e guarda i nomi delle vie, le donne non ci sono, le donne sono completamente assenti dallo spazio pubblico, e anche una delle cose che il progetto offre alle classi partecipanti, e in questo ringraziamo l'Università di Brescia che finanzia questa parte del progetto, è che le classi possono andare in gita con una guida che gli fa scoprire invece dove vivevano, cosa facevano le donne a Brescia, e gli fa vedere che però non ci sono, non si vedono, non si può sapere. E quindi la nostra idea è di far riflettere i ragazzi e le ragazze su questa disuguaglianza che si trasmette anche nella presenza nello spazio pubblico, nei nomi delle vie, nella storia cittadina, e in modo da, diciamo, far nascere una riflessione, un processo speriamo, che porti loro a riflettere sulle disuguaglianze di genere anche oggi. Ammetto che quando tu mi hai detto lo facciamo perché non c'è una statua dedicata a una donna, sono rimasto abbastanza sorpreso, perché effettivamente non ci si pensa. No, c'è un'inchiesta che è stata fatta da delle autrici che fanno parte di un collettivo che si chiama Mi riconosci, punto di domanda, un collettivo di lavoratori e lavoratrici degli ambiti della cultura, sulla presenza statuaria delle donne in Italia, che appunto sottolinea non solo l'assenza, ma anche il problema della rappresentazione. Questo libro si chiama Comunque nude, perché quelle poche statue di donne che ci sono comunque nude, anche quando è una statua dedicata, per esempio, a Ilaria Alpi. Ilaria Alpi è nuda, che uno dice, Era giornalista, era giornalista, cioè, non era effettivamente, non era una dea, non le era una mondine pornostar, non è. nude, le lavandaie
mezze nude. Quindi non solo c'è un'assenza numerica, ma c'è un problema di rappresentazione dei corpi femminili anche quando questa statuaria esiste, o per esempio sono tutte rappresentate anche quando sono personaggi magari storici, eccetera, sono giovani, mentre magari ovviamente sono diventate famose, diciamo di solito uno in età più matura, perché non è che a 20 anni magari avevano già scritto tutte le loro opere o fatto quello che avevano fatto, però sono rappresentate a 20 anni, come se Garibaldi lo mettessero a 20 anni, non lo mettono a 20 anni Garibaldi, è vecchio sulle statue, vecchio insomma non è... Aveva l'età, probabilmente è morto. Esatto, ci sono eccezioni, c'è la statua di Margherita Hack a Milano che è stata fatta ed è rappresentata come una donna di una certa età, ma sono veramente, si contano, secondo queste inchieste, questo libro, tra l'altro le autrici del libro partecipano al progetto, perché nel progetto c'è anche un progetto di formazione degli insegnanti, ci sono 3 corsi che sono erogati tramite la Fondazione Micheletti, per gli insegnanti che partecipano, ma anche per gli insegnanti che eventualmente non partecipano, che vogliono formarsi su queste questioni di genere, e una delle 3 lezioni sarà data dalle autrici del libro, comunque nude, che consiglio veramente di leggere perché è abbastanza sbalorditivo in senso negativo. Sorprende, cioè sì, perché sono quelle cose probabilmente che uno non realizza se proprio non gli vengono messe davanti agli occhi nero su bianco. Io vorrei proprio, cioè, fare lo step successivo e artisti, state in campana, perché poi dopo che c'è un progetto su carta sarebbe bellissimo trovare un artista che lo realizza. Questa è la nostra ambizione, poi ovviamente la palla passa al comune e del comune. Facciamo un step intermedio, cioè c'è un artista che lo realizza, poi passa al comune a doverla posizionare e trovarci una collocazione. Le modalità, poi vedremo se il comune vorrà fare un concorso, cosa vorrà fare, non lo so, però diciamo la premiazione dovrebbe essere l'8 marzo, perché è l'8 marzo, e quindi... una volta che c'è il nome, poi vediamo come riusciamo a muoverci. La trilogia, abbiamo ancora un paio di minuti, la trilogia di questi vostri appuntamenti, tra l'altro la chiudiamo con Libere donne in libere vie, quindi è un appuntamento anche quello a brevissimo, il 21 settembre, sabato. Allora, quello forse diciamo 2 parole, ma vorrei chiudere su Prime Minister, sì, se possibile. Sì, hai ragione. Sì, anche quello è un appuntamento di GAP che è sempre legato alla questione dello spazio pubblico, e sono delle passeggiate dove Claudia Speziali, che è veramente una mina di conoscenze infinite sulla storia di Brescia, le donne di Brescia, ci porta a spasso per la città e ci racconta appunto dove queste donne erano, cosa facevano, e appunto sottolinea la loro assenza dallo spazio pubblico. Le passeggiate sono gratuite, sono aperte a uomini e a donne, e potete andare sui social del progetto GAP a vedere il programma. Invece Prime Minister, giustamente perché l'abbiamo citato prima, era ed è un progetto, c'è un sito internet, lo vediamo insieme, questa è la home page, eccolo qua, ed è anche questo un concorso a scuola, però per le donne, per le ragazze. Allora, Prime Minister è un progetto nazionale di scuola di politica, allora politica intesa in senso lato, non in senso partitica, nel certo. senso impegno civico, presenza nella società, che è nata tra l'altro nel sud e poi è risalita verso nord, la scuola di politica a Brescia. Io faccio parte del comitato che organizza l'edizione bresciana, siamo al 3° anno, iniziamo il 28 settembre, le iscrizioni sono ancora aperte, c'è ancora qualche posto, e questo formato è fuori scuola, però le ragazze scelgono volontariamente di iscriversi, questo invece è solo per le ragazze, si iscrivono e si impegnano a venire un sabato pomeriggio al mese durante tutto l'anno scolastico, quindi diciamo un impegno abbastanza importante, sì. perché a quell'età lì di solito il sabato pomeriggio si hanno altri tipi di attività, e invece le ragazze scelgono di venire un sabato pomeriggio al mese a formarsi su questioni appunto di disuguaglianze di genere, di come funziona la nostra democrazia, ma è una scuola nel senso lato, nel senso non ci sono i voti, non ci sono i crediti formativi, non c'è il giudizio, ma è anche il
tipo di pedagogia, certo ci sono dei contenuti che vengono trasmessi alle ragazze, ma ci sono dei laboratori di fumetto, dei laboratori di teatro, appunto delle passeggiate in città per scoprire la storia delle donne della città, quindi è molto interattivo, ci sono le merende con l'attivista, cioè delle attiviste che vengono a raccontarci il loro attivismo. È molto di educazione civica. Esatto, è molto partecipato, è molto collegiale, quindi diciamo il termine scuola non deve spaventare le ragazze che eventualmente vorrebbero venire a provare questo. E di impegno civico, impegno civile, insomma. Esatto, esatto. E devo dire che abbiamo visto negli anni precedenti, per esempio una ragazza adesso è eletta nel suo comune, un'altra è eletta in un consiglio di quartiere a Brescia, una è rappresentante degli studenti alla consulta studentesca. Secondo me dovreste averlo anche gli uomini, perché noi uomini siamo un pochettino più, sono giovani, noi non siamo, io credo che i ragazzi, fatte le dovute eccezioni, ci mancherebbe, ma sono un po' più leggerini delle ragazze alla stessa età, o sbaglio? Sono d'accordo che ci vorrebbe un format al maschile, forse sul format misto no, perché quando abbiamo ho fatto con Progetto Gap anche altri tipi di formazione, quando, si vede spesso quando il pubblico è misto, la dinamica è molto diversa e spesso le ragazze non parlano, i ragazzi la mettono sullo scherzoso, buffone, la mettono un po' sull'ironico. Perché bello, questo aspetto bello questo aspetto psicologico che ci racconti. E invece quando sono solo ragazze o solo ragazzi le dinamiche magari sono diverse, perché magari i ragazzi non devono, soprattutto se si tratta anche di questioni magari di sessualità o di intimità o di emotività, è molto difficile a quell'età lì metterli insieme a parlare di queste cose. Nella mia esperienza, tra l'altro abbiamo fatto anche alcuni atelier con Greta Tosoni, che so che è un ospite che avrete. Certo, sì, a giorni dovrebbe arrivare anche Greta e i ragazzi del comitato. E abbiamo notato come le dinamiche fossero veramente molto diverse, se i gruppi sono misti o no. Grazie, avremo tantissime cose da dire, ma dobbiamo fermarci, abbiamo finito il tempo. Grazie mille, grazie per l'ospitalità. Grazie Martina Avanza, vicepresidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brescia. Gli appuntamenti ve li ricorderemo sicuramente nel corso dei prossimi giorni, perché sono appuntamenti interessanti da non perdere. Buon lavoro intanto. Grazie a voi per averci seguito, noi ci vediamo domani sera 7:30 come sempre. Buona serata.